Ciao ragazzi, oggi vi presentiamo un'applicazione molto interessante ma soprattutto molto famosa in ambito iOS. Si tratta di Instagram. Finalmente sbarca anche su Android, quindi sul Google Play Store. Ovviamente è free ed è un'applicazione che ci consente di scattare fotografie, editarle e condividere sui social network. Però rispetto ad applicazioni di questo tipo, Instagram ha una componente social molto molto più forte, intanto che può vantare qualcosa come 30 milioni di utenti registrati. Come è strutturata? Praticamente la struttura si basa su 5 sezioni. Abbiamo quella principale, ovvero quella stream, dove possiamo vedere tutte le fotografie caricate dai vari utenti che noi stiamo seguendo. Se ci piace ad esempio una fotografia, basterà cliccare due volte su di essa. Possiamo volendo anche commentare, quindi scrivere qualcosa di carino, fare dei complimenti e via dicendo. Poi abbiamo la possibilità di vedere tutte le gallerie, quelle più famose, più popolari, quelle che piacciono di più, ad esempio questa, oppure questa, quindi fotografie caricate dagli utenti. La possibilità ovviamente di seguire, quindi caricare. O bene, scusate, non caricare, praticamente visualizzare le fotografie che più recentemente sono state inserite dai vari utenti, vedete, 2 minuti fa, 2 ore fa, 3 ore fa, quindi ovviamente sempre degli utenti che noi stiamo seguendo. Oppure possiamo benissimo accedere alla nostra schermata del profilo. Ovviamente io ho praticamente registrato un profilo a caso dove si può vedere come io sto seguendo 2 utenti, nessuno mi sta seguendo e ho caricato una sola foto. Ovviamente abbiamo anche il menu delle impostazioni dove noi possiamo ricercare nuovi amici da seguire. Questi possono essere sia quelli della lista dei contatti, sia di Facebook, Twitter o altri social network. Oppure abbiamo altre impostazioni che possiamo settare come il nostro profilo. Ovviamente quelle sulla privacy e cose di questo tipo. Come funziona lo scatto? Praticamente prendiamo il nostro soggetto, clicchiamo la possibilità di scattare la fotografia e immediatamente effettuiamo lo scatto. Vedete come abbiamo subito la possibilità di applicare vari filtri. La possibilità di decidere se vogliamo la cornice o meno, ovviamente migliorare la luminosità, quindi contrasti e tutto il resto, se vogliamo la foto ruotata oppure proprio condividerla sulla comunità appunto di Instagram oppure anche sui vari social network, quindi Twitter, Facebook, Foursquare e via dicendo. Facciamo carica e questa appunto verrà caricata e ritroveremo appunto qui nello stream di Instagram. Quindi un'applicazione veramente molto bella, interessante. Se vi piace quindi diciamo guardare tante foto, o comunque vi piace condividere le foto con i vostri amici, delle foto appunto scattate con il vostro cellulare, questa è una bellissima applicazione. L'unica critica che possiamo fare è sulla parte proprio delle opzioni relative alla fotografia, alla fotocamera, che non è granché. Infatti ci sono moltissime applicazioni Android che sono molto più avanzate, che permettono una modifica diciamo delle foto molto più avanzata. Lo stesso esempio, l'applicazione fotocamera di Ice Cream Sandwich è molto più avanzata di Instagram. Però per il resto, se siete interessati insomma alla componente social, questa applicazione fa veramente per voi. E con questo è tutto, vi rimando al prossimo video. Un saluto da Matteo di Android Geek.